Radio Radicale, siamo con Gianni Tonelli della Lega, che a quanto mi risulta sia l'unico agente di polizia presente tra i parlamentari qui a Montecitorio per commentare il dibattito che c'è stato sugli incidenti del 9 ottobre a Roma durante la manifestazione dei No Green Pass. Allora, io ero curioso di sapere, insomma, la sua valutazione. Lei è intervenuto prima in aula, le volevo chiedere, insomma, lei non è la Schillirò, è un parlamentare in carica, quindi può esprimere le sue valutazioni molto più liberamente. Le volevo chiedere, insomma, che cosa. Beh, l'ho sempre fatto liberamente e per questo ho anche pagato in questo senso. Non sono l'unico, mi permetto prima di Ah no, entrare nel scusi tanto. merito, non sono l'unico parlamentare, ma gli altri, diciamo, non fanno onore molto alla categoria da cui provengono, diciamo, non si fanno sentire. Io non è che sono qui per una idea corporativa. Oggi abbiamo fatto questo dibattito con la Lamorgese e ho replicato perché, come al solito, il ministro cerca sempre di difendersi, di farsi scudo del suo ruolo, che è quello, un ruolo tecnico, che poi sostanzialmente, come ho rilevato, non è per nulla tecnico, ma è politicamente schieratissima. E quelle che ho rilevato le falle sono state quel giorno, e sono tutte falle che non sono di piazza, non sono errori del singolo operatore o del funzionario, Ecco, ma scusi se la interrompo. Lei da poliziotto, quante manifestazioni di piazza ha seguito? Ne ho seguite parecchie e ne ho viste un'infinità in questo senso. Quindi, voglio dire, a parte che si è creato del caos, e mi rivolgo a tutti coloro che in questo momento stanno ascoltando e anche all'interlocutore che ho qui di fronte. Qui parliamo di rubagalline del disordine pubblico. Qui non parliamo, voglio dire, di colosse, di persone che sono organizzate, di persone che hanno messo a ferro e fuoco delle città, che sono veramente professionisti del disordine pubblico. Qui sono rubagalline. Allora, che sia stato consentito a questi di arrivare sul palco, di aizzare la folla, già non dovevano arrivare in piazza, già non dovevano arrivare sul palco, hanno aizzato la folla e dopo 2 ore Allora, hanno assaltato. scusi se la interrompo nuovamente. Allora, la polizia poteva impedire di Non è arrivare. la polizia, La qui polizia, le forze sono dell'ordine, servizi di intelligence, sono l'intelligence. tante, è l'apparato, voglio dire, il Viminale, in questo caso anche il ministro dell'Interno. Cioè, è inutile che il ministro dell'Interno qualche settimana prima faccia presente che c'è pericolo di infiltrazioni eversive all'interno di manifestazioni o di altro, presenze eversive, e poi dopo alla fine non predispone un servizio adeguato. Dopo 2 ore che si sapeva, tanto si sapeva già prima che uno degli obiettivi sensibili era la CGIL, visto quelle che sono state le polemiche anche con il fronte Novax da parte di questo sindacato. 2 ore e vengono aizzati dal palco e ci vogliono 2 ore per arrivare in soccorso a una sede istituzionale che, tra l'altro, era già indicata negli obiettivi sensibili, perché la manifestazione è vicino, servono pochi minuti per andare da Piazza del Popolo alla sede della CGIL. Allora, queste cose non lo so, io nessuno vuol pensare male, nessuno vuole, però sicuramente mettono in luce delle falle senza voler essere complottisti. Se poi uno ci vuole mettere anche della malizia, dopo gli scenari sono infiniti. Com'è stata trattata la polizia in questo dibattito che c'è stato sull'assalto alla CGIL? Allora, ritiene che sia stato detto tutto correttamente nei confronti della polizia? No, adesso lì, come al solito, nei confronti delle forze dell'ordine, io non ho mai sentito parlare bene a una persona o ammettere la propria responsabilità anche per un divieto di sosta, quindi è chiaro che è sempre un ruolo purtroppo ingrato, ma questo, voglio dire, è il nostro compito come funzione istituzionale. Però, voglio dire, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Il problema è da parte di chi doveva, dal Viminale, dare direttive che non ha dato. Poi, se lasci, voglio dire, la piazza al suo destino, questo non va bene. Senta, il precedente di un anno prima. Lei si ricorderà un anno prima di notte, in prossimità dell'inizio del coprifuoco, il periodo del Sì. coprifuoco, si ricorderà, ci fu una manifestazione a Piazza del Popolo dove erano molti di meno, però ne hanno combinate di tutti i colori nella zona di Piazzale Flaminio. Allora, quanto contano i precedenti in queste circostanze?
Ma i precedenti sono fondamentali, perché voglio dire, quella che è l'esperienza storica di un movimento o di persone che si muovono, del comune sentire, servono per interpretare quelle che possono essere le azioni future. Quindi meritava sicuramente maggiore attenzione, ma questo, voglio dire, sono stati errori che sono stati commessi dall'altro, quello che io oggi ho indicato nella responsabilità nel ministro, in maniera molto chiara. Senta, ha avuto timore, cioè lei insomma è nella polizia, ha avuto qualche timore a rivolgersi al ministro? Magari avrà pensato, ecco, quando finisco il mandato di parlamentare che succede? No. È una vita che non l'ho mai avuto, ma se lei si guarda nel senso, vedrà che io non ho avuto timore alcuno. Certo. Anzi. Volevo chiederle che cosa pensa di quello che è successo alla Schillirò? Ma guardi, il problema non è tanto esprimere un pensiero, su questo si è equivocato, perché all'inizio anche io mi avevano, diciamo, raggiunto telefonicamente, mi hanno detto guarda, la collega si è permessa di... Il problema è un'altra cosa nel momento in cui, chiaramente da operatore delle forze dell'ordine, vado a izzare alla disobbedienza civile, che non è quella di stare... Lei su... non avrebbe mai fatto quello che ha fatto allora, la Schillirò. Cioè, questo è un fatto illecito, cioè, io non posso. Un conto è dire mettiamoci tutti in piazza su una gamba solo per protesta, o facciamo un flash mob o qualsiasi altro tipo di protesta pacifica, ma nel momento in cui da operatore delle forze dell'ordine, funzionario, vai a istigare a una disobbedienza che si concretizza in illeciti, carattere penale, beh, allora il problema diventa diverso. Certo, lei ha, io l'ho conosciuta prima che arrivasse qui in Parlamento, perché mi ricordo c'erano state parecchie conferenze stampa in cui lei aveva messo in atto da rappresentante sindacale delle proteste. Volevo chiederle se in quel periodo, quando lei le aveva fatte, cioè, aveva subito qualche tipo di... Di ritorsione? Sì. Ah, certo che ci hanno provato in tutti i modi. Voglio dire, io ero quasi laureato, iniziai a fare attività sindacale a Ferrara, questo racconto nel mio libro, il digiuno della legge, mi diedero note culturali dispersive scarso, nonostante, voglio dire, il titolo di studio richiesto era per un agente di terza, era soltanto la terza media. E ho vinto il ricorso due volte da foglio matricolare, da allora in poi certamente in più occasioni hanno provato, anche il prefetto Gabrielli cercò di sospendermi dal servizio nonostante fossi segretario generale di un sindacato, perché avevo detto la verità su un determinato comportamento del dipartimento. Quindi certe volte il palazzo non si vuole sentire dire la verità, non vuole rispondere delle proprie azioni, vuole abbandonarsi al libero arbitrio senza che nessuno possa in qualche modo rilevargli che questo non è possibile in uno stato di diritto. Però in questo caso siamo un po' in una condizione un pochettino diversa. Senta, quello... Lei lo sa, ha fatto anche uno sciopero della fame. Sì, mi ricordo, abbiamo seguito tutto quanto, sì, mi ricordo perfettamente. Senta, le volevo chiedere una cosa, quanto tutto quello che è successo ha danneggiato il suo, cioè il suo partito? Io non so se lei si è iscritto alla Lega. Certo, allora volevo chiederle quanto tutto quello che è successo, c'è qualcosa di sbagliato? Nel 9, in quello del 9? Ma diciamo tutto l'atteggiamento che è stato tenuto dalla Lega nel corso della campagna per le amministrative, allora, l'atteggiamento nei no green pass. Il problema è solo uno, nei momenti di difficoltà stare al governo, lo dimostra la storia, è sempre penalizzante sotto il profilo dei consensi. Questo lo sapevamo perfettamente prima di andare... Però al PD è andata molto meglio. Ma insomma, al PD che sia andata molto meglio non mi sembra, perché se noi andiamo a vedere e facciamo delle valutazioni su un risultato di affluenza ieri al 40%, non mi sembra. In questo ballottaggio hanno avuto qualche punto di vantaggio in più, ma se andiamo a vedere il precedente, e voglio dire nella tornata precedente, abbiamo vinto molto più comuni rispetto, abbiamo conquistato molto più comuni di loro. Se uno fa un bilancio complessivo, il bilancio è a favore nostro, voglio dire, le dico uno per tutti, Chioggia. Quindi voglio dire, una città che storicamente è stata della sinistra, anche se era in Veneto, voglio dire, l'abbiamo conquistata con un sindaco della Lega. E quindi questi come mille altri, quindi se uno fa un bilancio deve essere, voglio dire, poi capisco anche una cosa, che alla fine ci convinciamo di quello che ci vogliono propinare per forza. Faccio la proposta a tutti coloro che ascoltano, per verificare che non sto dicendo stupidaggini, di andare su Eligendo, che è il, voglio dire, portale del Ministero dell'Interno relativamente alle elezioni che sono state effettuate. Fate regione per regione, provincia per provincia, e poi dopo vi fate un bilancio se realmente è andata così male o così bene.
devo dire una cosa, la congiuntura non è favorevole. Perché? Perché in un momento di grande difficoltà come questo andare al governo, lo ha dimostrato la storia, significa essere penalizzate, ma lo abbiamo fatto per grande senso di responsabilità, sapendo che avremmo perduto consensi. Anzi, devo dire la verità, all'inizio qualcuno ipotizzava che ne avremmo perduti ancora di più, però sono anche certo che, voglio dire, il tempo è galantuomo e quindi ci verrà restituito tutto quel consenso che oggi è rimasto in stand-by nelle persone che non sono andate a votare, che ieri erano stati quasi, ieri l'altro, il 60%. Bene, la ringrazio. Grazie come sempre a Gianni Tonelli della Lega.